blocca lo Shaq sulla destra con Franceschini che sblocca subito l'incontro. Che destro quello del numero 9, 1-0 per lo Shaq. Buon avvio dello Shaq che continua a spingere l'appoggio per Panetta, che solo Panetta prende la mira, va lui e il raddoppio dello Shaq con Panetta, 2-0. Calcio di punizione, Graziani sul punto di battuta, l'appoggio per Crescenzo che prova a rimettere in carreggiata i suoi, il gol è del 2-1 di Crescenzo. Il portiere, lancio in profondità per Franceschini che è tutto solo, Matteo Franceschini firma la doppietta, 3-1 per lo Schalke 04 che vuole riprendere il largo. Spagnol che manovra in mezzo al campo, poi perde un brutto pallone, occhio alla ripartenza dello Schalke con Salvati, Matteo Salvati, 4-1 per lo Schalke 04. Sta su Fiore. Incontenibile questo Schalke che è partito fortissimo, ancora con Panetta in avanti, Panetta, la doppietta anche del numero 7, 5-1. Buona. Deve reagire l'Espagnol sotto di 4 gol, qui Pellegrini, brutto errore, 15, Liberto Marchetti, spaccata. È partito bene lo Schalke in questa ripresa, prova a manovrare, si fa vedere Laurenzi sulla destra, l'appoggio è per lui e si accorciano le distanze fra Schalke ed Espagnol con il gol di Laurenzi. Pallone lunghissimo dalle parti di Franceschini che scavalca un difensore, anticipa anche Luciani e firma il 6-2 per lo Schalke 04, bel gol di Franceschini, ma attenzione perché l'arbitro annulla tutto. Schalke in disimpegno, pallone per Panetta che riesce a controllare la sfera, in mezzo c'è Michiche, l'appoggio è per lui, Alessio Michiche si gira e adesso sì che è regolare il 6-2 per lo Schalke, Alessio Michiche 4 gol di distanza. Vuole accorciare le spagnole che prova a cercare un varco nella difesa blu, appoggio sulla sinistra, poi ancora Crescenzo, pallone sul mancino, eccolo lo spazio con Crescenzo, il numero 7 firma il 6-3. Calcio d'angolo per lo Schalke, pallone messo in mezzo, respinto, poi Stire sulla traversa, Franceschini il palo, sfortunato lo Schalke. Rimessa laterale per lo Schalke. Pallone giocato in mezzo, poi Schire di prima intenzione, batte il portiere, firma il 7-3. Vuole rendersi le spagnole che continua ad attaccare, pallone vagante, raccolto poi da Ciliberto che prende la mira, sotto al 7 Ciliberto, che gol del giocatore delle spagnole, è 7-4 adesso. Adesso gioca bene l'Espagnol, galvanizzato dal gol, manovra col portiere di movimento, poi Crescenzo, sono solo 2 gol di distanza, 7-5, deve stare attento lo Schalke. Fasi finali di questa partita, prova ad attaccare adesso lo Schalke, in avanti Franceschini, a porta vuota, un gioco da ragazzi, firmare un altro gol e chiudere le ostilità, 8-5. Tutto pronto per la rimessa che però non si batterà perché arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Super Schalke batte per 8-5 l'Espagnol, il Real Madrid avrà di certo una bella gatta da pelare in finale. Diciamo che loro il secondo tempo hanno giocato praticamente tutta la partita col portiere di movimento. E per chi non gioca a calcetto non è facile giocare contro una squadra che gioca con un uomo in più. Però secondo me abbiamo difeso bene e soprattutto a livello fisico non potevamo tenere tutto il tempo come il primo. Primo tempo siamo sempre ripartiti, il secondo tempo un po' meno, però alla fine è andata bene. Il Real sicuramente è la squadra favorita del torneo, perciò come detto ci proveremo anche lì, è nato per divertirsi, abbiamo fatto tutto questo per divertirci e diciamo che ci sta riuscendo abbastanza bene, credo, no?